Gentili signore e signori, appassionati e appassionate di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan e dal Palaferrarin di Breganze. È domenica 5 febbraio, una domenica piuttosto freddina e un palazzetto purtroppo ancora desolatamente vuoto perché l'abilitazione a disputare le partite con il pubblico nel Palaferrarin di Breganze purtroppo non è ancora giunta dalle autorità preposte. Fra qualche istante dovremo commentare l'incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 1, di Serie 2, magari Serie 1, di Serie 2, ok, pista stagione 2022-2023 tra la formazione del Hockey Veneta Lab Breganze opposta alla formazione dell'associazione sportiva dilettantistica Ok Montecchio Precalcino. L'incontro sarà diretto dal signor Alessandro Camonico, le riprese sono della piattaforma digitale Hockey Pista Fiser TV, l'operatore è Marian Monteano, tra qualche istante mi affiancherà nel commento l'amico e addetto stampa dell'Hockey Breganze Renato Sergio. Si tratta di un incontro importante per entrambe le formazioni, Montecchio che al cospetto di un punto in classifica ha necessità naturalmente di rimpinguare il proprio bottino di punti per poter aspirare alla salvezza, che pare essere questo l'obiettivo della formazione biancoverde, primo anno in A2 come seconda squadra, perché c'è stata la storica promozione in A1 dell'Hockey Club Montecchio Precalcino al termine della passata stagione. Ok, con Club Montecchio Precalcino che fa ora il suo ingresso in pista, mentre il Breganze era già entrato in campo qualche istante fa. Si diceva appunto dell'importanza della classifica, perché comunque in un campionato che vede ai nastri di partenza 10 squadre, quindi 18 partite, tutti i punti sono importanti, gli spazi per recuperare in classifica sono esigui, e questo campionato di A2 peraltro lo sta confermando, nel senso che non ha ancora un padrone, anche se in realtà una capolista c'è ed è solitaria, dell'Hockey Modena, ma Breganze vincendo questo incontro ha la possibilità di raggiungere appunto la formazione gialloblu, e quindi siamo ancora in una fase caratterizzata da incertezza, nel senso che non c'è ancora una squadra per esempio a punteggio pieno. Breganze ha lasciato per strada con due pareggi il bottino di punti che poteva essere magari maggiore rispetto magari alle aspettative della vigilia di questo campionato, ma tant'è, con il del passato sono piene le fosse, come diceva qualcuno, e quindi si deve guardare avanti, si deve guardare il futuro e si deve guardare per esempio a questa partita che ha le sue insidie, perché comunque è un derby, la formazione biancoverde giustamente dal suo punto di vista non regalerà nulla, è una formazione caratterizzata da soprattutto giovani provenienti dal vivaio della formazione biancoverde e da qualche ex, in primis Matteo Dalla Valle, cresciuto qui nella società rossonera, cresciuto da Stefano Volpe, e che da qualche anno a rinforzare la corte della formazione del presidente Tiziano Riva. Ma diamo allora lettura delle formazioni che daranno vita a questo incontro, passando la parola al nostro amico Renato Sergio. Ciao Renato. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli appassionati di hockey. Sì, questa, come ho appena annunciato, le squadre in campo, ospite il Montecchio Precalcino, che vede con il numero 1 Carlo Sanson, con il numero 2 Matteo Pace, con 7 Filippo Tiella, con l'8 Davide Zanini, con il 9 Nicola Pozzo, con il 13 Ernest Cinquini, con il 44 Michele Dalla Valle, con il 68 Pietro Garzaro, con il 77 Jonathan Gamone e con il 57 Matteo Dalla Valle, diretti da Zanfi Ivano. Per invece i padroni di casa dell'Hockey Breganze, il portiere col numero 26 è Marco Zanfi, poi abbiamo Ettore Barbieri, il 2 il capitano Silvio Costenaro, 5 Pietro Agostini, il 53 Stefano Dal Santo, 57 Ramiro Torres, il 28 Tommaso Battaglin, l'altro Tommaso è il Tommaso Volpe con il numero 87, con il 77 Alessandro Tognolo e con il numero 13 l'altro portiere del Breganze Elia Zen. Allenatore Nestor Perea, e arbitrano la partita Canonico e Barbolan. Barbolan è l'assistente di Camonico al tavolo. Quintetti,
per Braganza è la formazione tipo, possiamo dire così. Elias entra i pali, Silvio Costenaro e Stefano Dal Santo, che ha recuperato brillantemente il problema nell'ultimo incontro casalingo con il Modena, tra l'altro era sceso anche a Scandiano, però in vista. E quindi Ramiro Torres e Pietro Agostini, anche se Braganza dobbiamo sottolineare l'assenza di Andrea Dalla Valle, ma ne riparleremo. Per quanto riguarda Montecchio, Matteo Dalla Valle tra i pali, Michele Dalla Valle, Matteo Pace, Zanini e Garzaro. Si è partiti subito, primo possesso per Braganza e la conclusione subito, attento l'ex di turno Matteo Dalla Valle. Tra gli ex di turno c'è anche Jonathan Gammone, una carriera nelle giovanili anche per il buon Jonathan, giocatore della formazione di A2 e allenatore dell'Under 15 del Montecchio. Montecchio è formazione che vanta 43 anni di storia e che ha conquistato una storica promozione in A1 al termine della scorsa stagione 2021-2022. Agostini in possesso, abbiamo sottolineato Renato l'assenza purtroppo per il problema ginocchio di Andrea Dalla Valle. Riparte Montecchio dopo una buona trama orchestrata sull'asse Torres Agostini, a cui c'è una potenziale ripartenza per Braganza. Torres in possesso di palla, ha superato la metà pista, lo scarico all'indietro di Stefano Dal Santo, il tiro di Silvio Costenaro, la parata, la seconda parata di Matteo Dalla Valle. Matteo Dalla Valle tra l'altro ha sempre dimostrato le sue ottime capacità tecniche. Riparte Braganza intanto, Montecchio molto basso in fase difensiva, girano a tre gli uomini di Nestor Perea a metà pista per prendere i giusti ritmi, per provare le giocate che caratterizzano l'organizzazione tattica della formazione rossonera. Qui c'è la conclusione ancora di Silvio Costenaro, ancora una volta pronto Matteo Dalla Valle. A Braganza è iniziato con un buon ritmo, il tentativo di dai e vai con Dalla Valle che non trova però Matteo Pace, ancora qui l'ottima giocata sull'asse Dal Santo, Torres, Agostini che sacca, Braganza in vantaggio, la rete di Pietro Agostini. Mancano 23-13, meno di due minuti dall'inizio della partita. Braganza, si diceva Renato, che ha iniziato con ottimi ritmi l'incontro, anche con buona organizzazione, la palla che corre veloce, e questi sono i frutti, un ottimo inserimento di gioco a tre Dal Santo con Torres sul fronte d'attacco, la fascia sinistra, e poi l'assist per Pietro Agostini che davanti alla porta non ha potuto fare nulla Matteo Dalla Valle. Quindi buon inizio per la formazione rossonera, Renato. Sì, come hai giustamente sottolineato tu Fausto, l'assenza di Dalla Valle è un'assenza importante, anche se comunque sicuramente non, momentaneamente non è nelle condizioni di giocare, ma diciamo che la scelta della società è sicuramente stata preservare prima di tutto l'atleta, curandolo bene, cercando di non forzare ulteriori danni, ecco, che poteva causare il continuare a giocare. E prendo la palla al balzo con il gol di Agostini, vista proprio l'assenza di Dalla Valle, è importantissimo che Pietro trovi confidenza con il gol, perché contiamo tutti sul suo apporto, soprattutto davanti alla porta. Assolutamente, c'è bisogno dei gol delle punte, l'abbiamo sottolineato più volte in sede di commento di questa stagione. Braganza aveva trovato un buon assetto offensivo con Andrea Dalla Valle, con lo stesso Ramiro Torres e qui con Pietro Agostini. Quindi Braganza ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, anche se non disdegna le virtù realizzative di Costenaro e di Stefano Dal Santo. Assegnano lo scorso turno nella vittoriosa trasferta di Scandiano, vittoriosa e difficile. Attenzione qui, ancora una parata di Matteo Dalla Valle, ne stava per approfittare Ramiro Torres. Braganza che ha iniziato bene, ma non deve disunirsi, deve soprattutto gestire bene il possesso palla nel primo possesso, nella situazione di possibile ripartenza. Abbiamo visto qualche errorino di troppo, non sarà stato contento Nestor Perea, mentre è sicuramente contento di questa pressione alta, ecco, degli errori di cui si accennava qui, una leggerezza di Silvio Costenaro. La palla picchiata sui pattini di Ramiro Torres, riparte velocemente Stefano Dal Santo, siamo dall'altra parte. La formazione ospite si è chiusa a riccio, si è subito rinfrancata e ha proseguito nel proprio atteggiamento tattico la formazione di Ivano Zanfi.
cioè difesa bassa, protezione del proprio estremo difensore, che Matteo Dalla Valle, che sin qui è stato sicuramente il migliore dei suoi, ha sventato le conclusioni dei rossoneri, a parte ha dovuto cedere all'ottima trama che ha portato al gol del vantaggio di Pietro Agostini. Qui c'è una possibile ripartenza per Matteo Pace, che ha giocato qui un paio d'anni fa con la formazione di Serie B. Riparte Braganza a campo aperto, 2 contro 2, Agostini e Costenaro, la conclusione di Pietro Agostini non trova la porta, era una buona trama comunque. Qui Zanini a contendere il possesso a Capitan Costenaro, alla meglio il giocatore ospite, riparte Pietro Garzaro, il numero 68, lo ferma di giustizia, ci pare di poter dire, Ramiro Torres, e quindi va a riproporre una nuova trama per i suoi. Ancora Braganza a girare a 3 a metà pista, ancora la formazione ospite a protezione. Qui l'inserimento di Ramiro Torres, che non riesce a controllare il passaggio di Silvio Costenaro perché è stato leggermente all'indietro, e allora dall'altra parte, attenzione qui, Garzaro aveva trovato Zanini, che non ha trovato la porta nella deviazione. È una buona trama questa orchestrata dagli ospiti. Ancora Garzaro la conclusione, fa buona guardia lì a Zenna, riparte Braganza rapidamente sull'asse dal Santo Torres, Pietro Agostini non trova l'ultimo passaggio perché si erano serrati i ranghi della formazione bianco-verde, e allora Braganza a scambiare a metà pista con il trio dal Santo Torres Agostini, nella circostanza Silvio Costenaro a giocare da punta, la finta di tiro di Ramiro Torres, lo scambio ravvicinato con dal Santo. Braganza sta giocando con buoni ritmi, qui c'è un tentativo di giocata dietro porta, e l'arbitro assegna il possesso alla formazione ospite, probabilmente un fallo di pattino commesso da Silvio Costenaro. Buona la trama di Ramiro Torres, che da dietro porta aveva cercato sul primo palo il capitano rossonero. 19-08 al termine della prima frazione di gioco, quindi Braganza in vantaggio, ha sbloccato rapidamente il risultato con Pietro Agostini. Montecchio comunque, che a dispetto dello svantaggio non si è disunito più di tanto, e ha prodotto qualche iniziativa interessante sull'asse Garzaro Zanini, per esempio. Ha sottolineato sicuramente lo sforzo della formazione della società biancoverde, che ha vinto il campionato di Serie A2 lo scorso anno, conquistando una storica promozione in A1, e ha vinto anche il proprio girone di Serie B, conquistando a sua volta la promozione in A2. Quindi ha fatto l'unplane l'anno scorso il Montecchio. Tra l'altro, Fausto, promozione ottenuta, e non me ne vogliono chi ci gioca adesso, ma con il portiere Dalla Valle, che gioca stasera, uno dei protagonisti, che ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso, ha contribuito alla promozione in A1 per il Montecchio. Assolutamente, anche senza nulla togliere con Arnau, che è un ottimo portiere, che si sta ben disimpegnando nella formazione, nella giovane formazione di A1. Ma torniamo in cronaca, a proposito di giovani, Braganza si costruisce i propri giocatori in casa, e abbiamo visto, li manda anche a giocare nelle altre squadre, nelle altre società, a conferma quindi dell'ottima missione della società del presidente Volpe. Riparte intanto Zanini, e qui c'è un buon recupero difensivo di Ramiro Torres, perché c'era Garzaro davanti a Elia Zen pericolosamente. Quindi Braganza, si sottolineava prima, deve stare sicuramente attento, perché la partita è lunga, 1-0 non è assolutamente una sentenza in questo sport, e quindi Braganza farà bene a rimanere attento e a cercare, se possibile, di aumentare il proprio bottino di reti. Qui c'è una buona opportunità, da due passi la finta di tiro del Ramiro Torres, l'assist a Pietro Agostini, ma chiude tutto Matteo Dalla Valle. Qui c'è l'accelerazione di Pace, poi è caduto intanto Garzaro, è stato un contrasto con i difensori rossoneri, ha fermato il gioco il signor Camonico. Sin qui nessun fallo di squadra commesso, a conferma della correttezza con cui entrambe le squadre stanno interpretando l'incontro. Vediamo a chi sarà assegnato il possesso. Sarà possesso per Braganza, si riparte. Torres a scambiare dietro porta con Stefano Dal Santo.
Agostini, uno contro uno, supera Michele Dalla Valle, si incunea in area, cade, non ravvisi irregolarità il direttore di gara. E allora Zanini a proporre una buona trama per i suoi, almeno nelle intenzioni. Si ferma perché comunque i giocatori di Nestor Perea sono ripiegati velocemente a protezione del proprio portiere. Il tentativo di alza e schiaccia di Garzaro non trova la porta, caparbia l'azione di Stefano Dal Santo che, a dispetto dell'infortunio di due settimane fa, ci pare senza nessun problema in pista. Ripartenza per Breganzi, intanto Silvio Costenaro è murato da Matteo Pace. Attenzione qua, un'ottima trama offensiva di Ramiro Torres, che ha solo il torto nell'alza e schiaccia finale di non trovare la porta, ma è stata veramente notevole la giocata del buon Ramiro, numero 57, secondo anno qui a Breganze, da San Juan, cresciuto nel Murialdo, la società di Nesto Perea, che ha visto un cambio, si stanno preparando Tommaso Volpe e attenzione però qui c'è una possibile ripartenza di Montecchio, e c'è un ingaggio a due, intanto stanno entrando in pista, dicevamo, Ettore Barbieri e Tommaso Volpe, però Montecchio aveva avuto una buona opportunità con Matteo Pace. Ecco le sostituzioni, esce Ramiro Torres, entra Ettore Barbieri. Ma vediamo sulla panchina, sul cancelletto dei cambi, anche Tommaso Volpe. Ettore Barbieri, numero 31, classe 2005, tipico prodotto delle giovani di Rossonere, e che prodotto, trattasi infatti di nazionale under 19. Attenzione qui, Agostini, il tentativo di servire sul secondo palo Stefano Dal Santo, ma hanno chiuso i difensori di Ivano Zanfi. Qui c'è Michele Dalla Valle dall'altra parte che cercava il proprio compagno, cioè il capitano ospite Davide Zanini, non l'ha trovato. Qui cade intanto Stefano Dal Santo, il tentativo di conclusione degli avanti di Ivano Zanfi. Tra l'altro, a proposito di derby, questa sera c'è un derby in famiglia perché Ivano Zanfi è opposto al figlio Marco, che è uno dei due portieri titolari, possiamo dirlo tranquillamente, della formazione rossonera, perché sin qui ci sono divisi la difesa della porta, un tempo per ciascuno, in tutte le partite della stagione rossonera. Stefano Dal Santo, la conclusione, la parata, tanto per cambiare, di un buon Matteo Dalla Valle. Sarà possesso per Breganzi a 15.35 dal termine della prima fazione di gioco. Breganzi in vantaggio 1-0, la rete di Pietro Agostini. Qui fa il suo ingresso in pista Tommaso Volpe, gli dà il cambio e va a rifiatare Stefano Dal Santo, autore comunque di una buona prova sin qui. Il signor Camonico fa cenno che deve ripartire il conteggio dei 45 secondi, così correggono dal tavolo, si riparte, Pietro Agostini, il blocco di Silvio Costenaro, all'indietro da Tommaso Volpe, il tentativo di conclusione, non ha trovato la porta il buon Tommaso, e allora sarà possesso per la formazione ospite, che ha mandato in pista il suo numero 9, Nicola Pozzo. È uscito Matteo Dalla Valle, intanto anche Ernest Cinquini, primo anno per lui a Montecchio. Un brutto infortunio, incidente stradale a inizio stagione, ne ha condizionato sicuramente il rendimento. Da qualche è tornato a giocare finalmente per lui, quindi lo vediamo in pista. Pozzo affronta Tommaso Volpe, qui Silvio Costenaro, un rimpallo favorisce ancora una volta Nicola Pozzo. Ottima la trottola di Nicola Pozzo, che va alla conclusione, ma il signor Camonico aveva fermato il gioco, aveva trovato anche il gol per la verità, ma abbondantemente a gioco interrotto si era udito purtroppo distintamente il fischio dell'arbitro in un palazzetto a porte chiuse. L'unico vantaggio, Renato, è che ci possiamo sentire bene i dialoghi tra gli allenatori e i giocatori in pista, ma francamente vorremmo sentire, ne faremo volentieri qualcos'altro. Attenzione qui, una palla ben giocata in area della formazione ospite, che a dispetto dello svantaggio sta sicuramente proponendo le proprie trame offensive, cerca di essere pericolosa
e ci sta anche riuscendo per la verità. Qui il tentativo di Dai e Vai tra Costenaro e Agostini, fallito di poco. Tommaso Volpe a portare palla, scarico all'indietro per Pietro Agostini, l'uno contro uno con Dalla Valle, si infila, o almeno tentava di farlo il buon Pietro. Qui c'è una cattiva ricezione di Ernest Cinquini, ne approfitta Tommaso Volpe a riproporre una nuova trama offensiva per Breganze a 14:20 dal termine della prima frazione di gioco. Sarà possesso per Breganze, siamo al primo time out di questo incontro, lo ha chiamato Nestor Perea che vorrà probabilmente richiamare i propri giocatori a una maggior precisione in fase di costruzione di gioco e a una maggiore attenzione sul controllo delle cosiddette palle vaganti che molte volte possono rivelarsi fatali. Renato, che 10 minuti hai visto sin qui? Ma 10 minuti buoni, sicuramente quando vediamo con qualsiasi squadra abbiamo visto sia in qualificazione di Coppa Italia che in campionato una partenza forte del Breganze, Breganze sembra subito controllare la partita. Poi Montecchio non, come hai più volte sottolineato tu, non si è assolutamente scomposto, ha continuato a fare il gioco che riesce a fare, insomma, e ha trovato anche qualche bella ripartenza, qualche bella conclusione che Zeng ha parato egregiamente. Quindi da segnalare, come abbiamo detto prima, anche l'ottima prestazione fin qui di Dalla Valle, che è stato chiamato in causa parecchie volte, e vediamo adesso il proseguo della partita. La cosa bella, Fausto, se posso sottolineare, ecco che è una partita molto corretta, che abbiamo visto un po' nelle ultime partite, un po' di polemiche nelle ultime settimane, di interventi un po' pericolosi così. Questa sera stiamo vedendo, fino ad ora me lo auguro, insomma, comunque una partita molto corretta e anche rispettosa, vediamo gli atleti tra di loro sempre. Sì, c'è molto ben vista. Qui abbiamo assistito a un'ottima giocata a due tra Agostini e Barbieri, che si sono cercati a pochi centimetri dalla porta di Matteo Dalla Valle e per poco non riuscivano a concludere l'ottima trama e l'ottima intesa tra loro. Ricordiamo il primo gol di sabato scorso a Scandiano, è venuto proprio da una giocata dietro porta con Barbieri in veste di assist man per Stefano Dal Santo. Qui Barbieri va alla caccia di una palla vagante, guadagna una buona punizione per Breganze che la mossa subito con Capitan Costenaro. Ancora Barbieri e Agostini a combinare dietro porta, dietro la porta ospite, il tentativo di dribbling ottimo di Barbieri, fa buona guardia per un attimo Zanini che però perde sfera. Ancora l'uno contro uno con Agostini, è difficile trovare spazi, ma i due si sono trovati a meraviglia. Ancora Agostini, qui cade in area, non ravvisa regolarità il direttore di gara, riconquista palla però Breganze in pressione offensiva molto alta, la cosiddetta giocata 40-40 come la chiama Nesto Perea, quindi che prevede una marcatura alta a tutto campo. Qui Silvio Costenaro è uscito da dietro porta, scarico all'indietro per Pietro Agostini. L'accelerazione di Pietro Agostini che cerca dentro l'area sul secondo palo Silvio Costenaro, cerca di uscire dal traffico, era difficile farlo al cospetto di due avversari, ma Breganze subito alla caccia della palla, non dà possibilità di ripartenza la formazione di Nestor Perea che sta veramente spadroneggiando in questo momento l'incontro, c'è dominio totale. Montecchio c'è circa un minuto che non riesce a passare a metà pista, vediamo se ci riuscirà ora con Michele Dalla Valle. Niente da fare perché il rilancio di Michele Dalla Valle è impreciso, Breganze sta letteralmente asfissiando la formazione ospite. Vedremo se questo grande lavoro di intensità nella fase di pressione difensiva produrrà magari il gol del raddoppio. Con tutto rispetto per i sostenitori ospiti che ci auguriamo numerosi a seguire questa partita, forse Breganze in questa fase lo meriterebbe anche proprio per il lavoro che sta mettendo in pista. Silvio Costenaro, ancora Silvio Costenaro a negargli la gioia del gol il suo ex compagno delle giovanili, Matteo Dalla Valle. Ottima la prova del difensore ospite, dell'estremo difensore ospite sin qui. Cinquini a metà campo, finalmente Montecchio ha superato la metà pista e sta orchestrando una propria trama offensiva. Zanini affrontato alto da Ettore Barbieri che va a commettere fallo di squadra. Time out, lo ha chiamato questa volta Ivano Zanfi. Abbiamo già avuto modo di sottolineare il grado massimo di parentela con il portiere breganzese Marco. Si tratta appunto di padre e figlio. Oltretutto miei conterranei. Assolutamente. Modenesi,
Ivano ha fatto un'ottima carriera come giocatore, ha iniziato ovviamente a Modena, ma vanta esperienze in molte società vicentine, Bassano e Valdagno in primis. Importanti esperienze anche a Forte di Marmi, l'altra fila delle nazionali giovanili. È sicuramente stato un ottimo elemento nell'hockey pista degli anni 80 e primi anni 90. È vicentino in pianta stabile, ormai qualche parola di dialetto la scambia il buon Ivano. Allena le giovanili del Bassano e la Serie A2 del Montecchio per calcino. Si riparte. È entrato Jonathan Cammone. Gli ha dato il cambio Michele Dalla Valle per quanto riguarda gli ospiti. Zanini a scambiare con Gammone. Ancora Zanini in possesso, doppio scambio. Gammone, il numero 77 ospite, la conclusione. Fa buona guardia e non impesserisce più di tanto. Elia Zenni, intanto è rientrato Ramiro Torres, è rientrato anche Stefano Dal Santo, è uscito Capitan Costenaro a scambiare allora dietro porta Torres e Barbieri. Il tentativo di giocata da dietro porta, voleva il gol Ramiro Torres. Ho paura, Fausto, che fosse nettamente dentro. Non abbiamo la prova televisiva, Renato, dobbiamo fare affidarci il direttore di gara. Vediamo sorridere Matteo Dalla Valle, se tanto mi dà tanto. Magari qualche dubbietto, magari forse ce l'ha anche lui, ma tant'è. In cronaca, il punteggio rimane invariato. 1-0 Breganze, Ramiro Torres. Cerca un pertugio per uscire da dietro porta. L'alza e schiaccia di Ramiro Torres. Non trova la porta. 10-54 al termine della prima fazione di gioco. Due i falli di squadra commessi da Breganze. 1-0 il punteggio per la formazione rossonera. Che, guardando la classifica, deve assolutamente cercare di fare bottino pieno questa sera per raggiungere appunto la testa della classifica. Stasera si gioca anche un altro importantissimo incontro a Correggio. Qui c'è la conclusione di Ettore Barbieri che non trova la porta. Ragazzi, sì, qui ha avuto il torto di non essere riuscito a segnare. Qui vediamo però, vediamo se ci riesce ora. Niente da fare perché c'è un grandissimo Matteo Dalla Valle che ha negato la gioia del gol e lo sta facendo ancora con Barbieri. Braganzi appunto dovrebbe assolutamente e caparbiamente trovare il secondo gol. Perché Probabilmente Fausto, non so, me lo confermerai o no, probabilmente in questa occasione ci stava anche un tentativo diretto di Ettore, forse. no, secondo me ha fatto bene, è stato bravo Matteo Dalla Valle a chiudere veramente sul secondo palo, strepitoso, strepitoso la parata con il gambale. Non era assolutamente un intervento facile, la giocata di Ettore Barbieri era giusta nella circostanza. Breganze che spinge alla ricerca del gol del raddoppio, deve stare ovviamente attento alle ripartenze della formazione ospite. Qui un tentativo di assist al volo con Matteo Dalla Valle che ha perso la stecca e quindi da regolamento il signor Camonico non può non concedere il rigore alla formazione di casa. 9:42, Breganze quindi che ha l'opportunità, ha perso il bastone purtroppo. Ecco, forse qui Fausto, scusami se ti Sì. interrompo, sono quelle decisioni che non si vedono spesso, magari se, anche per chi ci ascolta Sì, a la. termini di regolamento ovviamente a hockey pista si gioca con il bastone in mano, non si può partecipare al gioco senza bastone, se questo succede si commette comunque irregolarità. In questo caso tra l'altro è involontaria la perdita del bastone da parte di Matteo Dalla Valle e quindi assolutamente l'unica sanzione è tecnica, però è una sanzione tecnica grave per il Montecchio perché ovviamente c'è rigore per la formazione ospite, vediamo se Breganze fa pace con il problema di trasformare i tiri di rigore. Renato, 9:42 sul dischetto Stefano Dal Santo contro Matteo Dalla Valle. Un momento importante di questa partita. La rete di Stefano Dal Santo, 2-0. Di giustezza questo rigore, mezza altezza, ha notato che Matteo Dalla Valle si era molto alzato sui propri pattini, probabilmente temendo una conclusione alta e quindi l'ha trafitto imparabilmente. 2-0 Breganze. Non ce ne vorranno i sostenitori ospiti, ma per il volume di occasioni create forse il risultato ci sta, anche se, ripetiamo, va sottolineata l'ottima prova della formazione ospite che si è ben difesa e che ha orchestrato qualche importante
Situazione offensiva, la conclusione ora di Ramiro Torres, murata e poi controllata dal portiere bianco-verde. Braganza è ancora in pressione alta. Ramiro Torres se ne impossessa, entra in area, la conclusione, ancora una parata di Matteo Della Valle, riparte Nicola Pozzo per i suoi. Braganza sul doppio vantaggio, è importante anche se non è una sentenza rispetto su questa partita, c'è una potenziale 3 contro 1, si ferma Stefano Dal Santo. Tommaso Volpe non riesce a trovare sul secondo palo Ramiro Torres come avrebbe voluto. Ramiro Torres caparbio nell'azione, porta via palla in primo momento a Nicola, a Jonathan Gammone che rinviene, ancora lottano Barbieri e Gammone, riconquistano palla gli uomini di Nestor Perea, fasi molto un po' confuse dell'incontro che denotano soprattutto e comunque una cosa, la massima intensità e il massimo impegno della formazione rossonera che è sul doppio vantaggio e sta sicuramente dominando almeno dal punto di vista del possesso di palla e del della conquista del territorio. L'incontro qui è caduto Zanini, forse un'irregolarità commessa da Ramiro Torres, non ha ravvisato irregolarità il direttore di gara che sin qui ha lasciato correre molto spesso. Ancora Braganza in possesso con Ettore Barbieri, lo scarico indietro dall'autore del gol del raddoppio Stefano Dal Santo, tenta di servire al centro dell'area il buon Stefano Ramiro Torres, qui c'è l'accelerazione di Tommaso Volpe, il tentativo di Daievai, conquista un buon possesso per i suoi Jonathan Gammone, la conclusione doppia, prima ribattuta da un difensore poi parata da Elia Zemma. Siamo dall'altra parte con Ramiro Torres, la conclusione di Ramiro Torres questa sera impreciso, tante le conclusioni, tante gli sono uscite alte sopra la traversa della gabbia ospite. Qui Ernest Cinquini cerca un'accelerazione, viene quasi triplicato nella marcatura dai giocatori di Nesto Perea, la conclusione di Zanini parata da Elia Zenna, riparte Braganza, veloce, molto intensa la prova dei giocatori di Nesto Perea. Ramiro Torres ha tentato di servire Ettore Barbieri che rinviene, la conclusione con la punta del pattino Matteo Della Valle, però attenzione, una ripartenza per Montecchio. Ernest Cinquini, la conclusione imprecisa, era stata una buona trama questa per la formazione ospite. Braganza deve stare attento perché Montecchio la possibilità di accelerare l'ha già dimostrata. Qui la conclusione di Ramiro Torres, ancora la parata e ancora una palla vagante, qui è caduto in area sull'aggancio di Nicola Pozzo, probabilmente rigore, sventolato il cartellino blu, anzi no, chiedo scusa agli ascoltatori, la stecca era di Matteo Dalla Valle che ha agganciato Ramiro Torres, ci sembra, Renato, sì. È caduto in area, quindi il rigore e quindi l'espulsione di Matteo Dalla Valle che si è subito autoaccusato del fallo. Sì, la correttezza di Matteo lo conosciamo esemplare, tutti. Esemplare. Quindi fa il suo ingresso Carlo Sanson. Vediamo se Stefano Dal Santo concederà il bis per la gioia dei sostenitori rossoneri. 6-58 al termine della prima fazione del gioco. Intanto Tommaso Dalla Valle gli ha dato il cambio a Ettore Barbieri. Espulsione temporanea di 2 minuti di Matteo Dalla Valle che ha agganciato un avversario in area. Ineccepibile la decisione del signor Camonico. In primo momento avevamo avuto l'impressione che a commettere il fallo fosse stato Nicola Pozzo, invece si è subito autoaccusato il buon Matteo Dalla Valle. La conclusione di Stefano Dal Santo, l'ottima parata di Sanson. E il palo sulla ribattuta, quindi Braganza non triplica il vantaggio, avrà 2 minuti di power play. Si riparte con il possesso rossonero, Tommaso Battaglin con Tommaso Volpe sull'asse di destra del fronte d'attacco. Dall'altro lato Torres e Dal Santo, la conclusione di Dal Santo murata dai 3 difensori della formazione di Ivano Zanfi che sono Gammone, Pozzo e Zanini, capitan Zanini, scarico indietro, Tommaso Volpe, stop e tiro, la rete di Tommaso Volpe, stop e tiro di Tommaso Volpe, che ha sicuramente, come si suol dire, il bastone caldo, è andato a segno anche sabato scorso in quel di Scandiano, ed è sicuramente dotato di un ottimo tiro, il numero 87 rossonero, molto preciso, molto rapido, in questo caso l'esecuzione stop e tiro, e non ha lasciato scampo al buon Sanson che aveva intanto sventato la conclusione del rigore di Stefano Dal Santo. Braganza quindi sul triplo vantaggio, sicuramente
un buon viattico per questi ultimi 6 minuti e 19 secondi della prima frazione di gioco, poi ci sarà tutta una ripresa, quindi è lecito assolutamente per la formazione ospite sperare di poter rientrare in partita. Nell'hockey pista 3 gol non sono mai un verdetto definitivo e quindi fa bene a crederci la formazione ospite che ha interpretato da par suo per le proprie potenzialità bene questa partita. Braganze ha proposto sicuramente un gioco convincente, la palla girata veloce e soprattutto la fase difensiva, il pressing alto in situazione a tutto campo, non ha lasciato scampo sin qui alla formazione ospite che ha fatto all'altezza dal tredicesimo al dodicesimo minuto, praticamente è stato un minuto in cui la formazione ospite non è letteralmente riuscita a superare la metà campo. Renato. Assolutamente sì, abbiamo visto dopo la realizzazione di Dal Santo su rigore, il Breganze ha ritrovato la velocità che aveva imposto all'inizio della partita ed è arrivata e stanno continuando così a sviluppare un sacco di tentativi, un sacco di lavoro stanno facendo per arrivare a sviluppare parecchie occasioni, Alla ecco, conclusione volevo dire. rapida, Sì, esatto. assolutamente. Abbiamo apprezzato soprattutto le trame dietro porta. Si sono cercati molto i giocatori di Nestor Perea. Lo hanno fatto Agostini, Barbieri, lo stesso Ramiro Torres. Qui stanno replicando la giocata con Tommaso Battaglin e Ramiro Torres. Ma però siamo dall'altra parte con l'accelerazione di Matteo Pace, ottima conclusione e ottima parata di Elia Zen, a conferma del fatto che Montecchio giustamente da par suo non sta ammainando le bandiere, come si suol dire, ma anzi sta cercando di produrre le proprie iniziative. La ripartenza con Nicola Pozzo. Gammone. Capabile l'azione di Gammone che però perde sfera. La recupera per i suoi Tommaso Volpe, autore del terzo gol. Alle viste un doppio cambio per la formazione di Nestor Perea. Intanto la palla esce dal terreno di gioco. Agostini e Costenaro, Ramiro Torres, Tommaso Volpe a dare il cambio a Pietro Agostini e Silvio Costenaro che rientrano in pista. Quindi Breganze con Tommaso Battaglin, Pietro Agostini davanti, Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo dietro. Per questi ultimi 5 minuti della prima frazione di gioco, Stefano Dal Santo a portare palla all'indietro per Tommaso Battaglin. Il taglio di Tommaso Battaglin, il tentativo di assist di Silvio Costenaro, controllato da Matteo Pace. Recupera la palla Breganze con Pietro Agostini. Lo scambio rapido con Stefano Dal Santo, servito da Silvio Costenaro. La conclusione, la parata di Sanson. Matteo Pace per i suoi, Zanini. Lo affronta Tommaso Volpe, atteggiamento assolutamente aggressivo degli uomini di Nestor Perea. Dietro porta Matteo Paci all'indietro per Zanini. Una trama offensiva abbastanza lunga questa di Montecchio. Poi l'accelerazione di Zanini è caduto in area, non ha ravvisato irregolarità. Il direttore di gara riparte. Pietro Agostini per i suoi dietro la porta di Sanson che ha dato il cambio a Matteo Dalla Valle, espulso per reo di aver agganciato Ramiro Torres nell'area rossonera. Nell'area offensiva rossonera. Silvio Costenaro dietro la gabbia di Sanson, all'indietro per l'accelerazione di Pietro Agostini, ancora all'indietro, Montecchio molto chiuso, è caduto intanto Zanini, vediamo. Probabilmente sono scontrati proprio due Lui e compagni di Gammone si squadra. sono scontrati, esatto. Esce Gammone, intanto gli dà il cambio Michele Dalla Valle. 3-31 al termine della prima frazione di gioco. Possesso per Breganze. Avanti nel punteggio per 3-0 in virtù delle reti messe a segno da Pietro Agostini dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Il raddoppio a 9-42 di Stefano Dal Santo e poi il terzo gol di Tommaso Volpe in situazione di power play per Breganze. Nicola Pozzo per gli ospiti biancoverdi. Con la pozza all'indietro da Michele Dalla Valle, lo scambio con Matteo Pace. Ma chiudono tutto i giocatori di Nestor Perea, ripropongono una nuova trama offensiva, l'ennesima per la verità. Sicuramente fluida la manovra di Breganze questa sera.
molto più dell'ultimo incontro casalingo con il Modena. Qui c'è una buona opportunità per Tommaso Battaglin, poi c'è un'altra opportunità per Pietro Agostini che non trova la porta. Peccato, soprattutto per il buon Tommaso Battaglin, che magari che meriterebbe per l'impegno, per la caparbietà con cui si allena, una gioia personale. Siamo dall'altra parte però, con Michele Dalla Valle a 2:43 dal termine della prima frazione di gioco. Ancora Braganza a riconquistare palla, però la perde Pietro Agostini per l'intervento convinto di Matteo Pace, il giocatore più vecchio in pista, è classe 83, 40 anni per lui, li compirà l'8 febbraio. 2 contro 1 dall'altra parte, Silvio Costenaro. Cattivo controllo, l'ultimo controllo, quello decisivo che magari nelle sue intenzioni voleva essere un assist per Tommaso Battaglini. Non gli è riuscita l'occasione. Qui un altro buon intercetto del buon Matteo Pace. Il raddoppio Agostini, Battaglini, ancora in possesso per Braganze. Battaglini, la conclusione murata da Zanini, però Braganze è ancora in possesso con un'ottima iniziativa di Pietro Agostini che è caduto in area. Signor Camonico ferma il gioco sulla caduta in area di Pietro Agostini. Si è tolto per un attimo i guanti il numero 5 rossonero. Possesso per Montecchio. Dalla Valle. 1:45, siamo quindi prossimi all'ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco. Braganze saldamente avanti nel punteggio sin qui per 3-0. Signor Camonico non fischia, lo fa ora. Fallo di squadra, il primo commesso da Montecchio per calcino. Sicuramente partita corretta, ma qualche contrasto, Renato, c'è stato. Sì, sicuramente, insomma, siamo già ormai al termine della prima frazione di gioco. Sicuramente non ancora la stanchezza, ma diciamo che Montecchio avrebbe voglia di sbloccare il punteggio, un po' di sana competitività, diciamo così, e agonismo, vogliono riuscire ad arrivare. Il Braganza che continua a spingere forte sull'acceleratore, quindi è difficile anche arrivare alla conclusione lucidi quando le velocità sono così alte, quindi vediamo anche in questo caso Qui c'è stato un ottimo intervento difensivo di Tommaso Battaglin che ha sventato il tentativo di inserimento di Capitan Zanini. Braganza si riorganizza sempre benissimo anche in difesa, fino adesso non ha concesso pochissimo. Ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco. Braganza è avanti nel punteggio per 3-0. Tommaso Battaglin. Braganza che a parte Alessandro Tognolo ha messo in pista tutti i giocatori di movimento. Riparte Montecchio però con Matteo Pace, passaggio che intendeva servire Michele Dalla Valle è impreciso, il più lesto ad andare sulla sfera è Stefano Dal Santo che rilancia l'azione dei suoi, Silvio Costenaro, Pietro Agostini, la conclusione, l'ottima parata di Sanson, a rimbalzo ci è andato Tommaso Battaglin che ha avuto l'unica sfortuna di non trovare la porta, ma è stata un'ottima iniziativa questa del buon Tommaso. Attenzione qui, a un passo da una possibile conclusione felice Montecchio, l'assist di Matteo Pace, la conclusione di Pozzo è stata imprecisa. L'azione insistita di Tommaso Battaglin che si è fatto ingolosire magari da qualche occasione. Vuole cercare gloria personale il numero 28 rossonero. 5 secondi. Silvio Costenaro, passaggio impreciso e mi sa che l'incontro per quanto riguarda il primo tempo termina qui. E così infatti a risentirci fra una decina di minuti per la seconda frazione di gioco. Primo tempo che si conclude con Braganze avanti nel punteggio per 3-0. A più tardi qui dal Palla Ferrarin di Braganze.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Pallaferrarin di Braganza, vi parlo Fausto Pozzan insieme a Renato Sergio per il commento di quello che sarà il secondo tempo dell'incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A2 di Hockey Pista, che si svolge questa sera, domenica 5 febbraio 2023, campionato di Serie A2, edizione 2022-2023. Girone A, 10 squadre, 18 partite, al termine la prima sarà promossa in A1. Il primo tempo di questo incontro si ha visto il Braganza imporsi per 3-0 nei confronti del Hockey Club Montecchio Precalcino. Le reti sono state messe a segno da Pietro Agostini, Stefano Dal Santo su rigore e Tommaso Volpe in situazione di power play. Power play concesso in esito all'espulsione temporanea del portiere titolare della formazione ospite, Matteo Dalla Valle, ex di turno, sostituito da Carlo Sanson, che ben si è disimpegnato e che nulla ha potuto sulla conclusione però a botta sicura di Tommaso Volpe. Formazione ospite che non è ancora rientrata in campo, a parte il numero 7, che non è ancora entrato in pista, Filippo Tiella. Eccoli i giocatori di Ivano Zanfi. Ci sembra che Matteo Tagliavalle riprenderà il suo posto a difesa della gabbia ospite, nelle intenzioni di Ivano Zanfi, lo stesso quintetto che ha dato vita, anzi no, c'è cioè Nicola Pozzo, quindi Pozzo, Michele Dalla Valle, Matteo Pace, Davide Zanini e Matteo Dalla Valle appunto a difendere la gabbia ospite per Braganza. In neon tratto Marco Zanfi, staffetta ancora questa sera quindi confermata con Elia Zen, l'ingresso di Alessandro Toniolo e poi Ramiro Torres e Pietro Agostini, quindi fuori per il momento capitan Silvio Costenaro. Si è ripartiti con alza e schiaccia da dietro porta, l'ottimo intercetto di Alessandro Toniolo, il tentativo di assist sul secondo palo e c'è un rigore. Controllo di Pattino. E quindi il signor Canonico concede la terza massima punizione per Braganza. A segno nella prima circostanza con Stefano Dal Santo, parata la seconda da Carlo Sanso, il palo sulla ribattuta del 53 rossonero, e qui Alessandro Toniolo, un altro specialista che va a sfidare Matteo Dalla Valle, la conclusione e la parata di Matteo Dalla Valle. Ha cercato il tiro raso terra confidando nel salto del portiere ospite e non è, così non è stato, molto attento Matteo Dalla Valle, ha sventato la minaccia, quindi Montecchio che deve scalare un passivo di 3 reti anziché 4, quella era magari l'intenzione della formazione rossonera. Così non è stato, si rimane sul 3-0 per la formazione rossonera di Nesto Perea, qui con Ramiro Torres che conquista palla, un 2 contro 1, cattivo controllo di Alessandro Toniolo, lo scambio di porta per Pietro Agostini, non deve farsi condizionare più di tanto Alessandro Antoniolo dalla conclusione che non coronata dal successo nel tentativo di trasformare il rigore. Braganza fin qui ne ha segnati pochi per la verità, Renato, e quindi ci sta. Sì, sicuramente, ecco, abbiamo visto un ottimo tentativo di Torres. Sì, sicuramente il tiro diretto non è diciamo così la mossa vincente sempre del Braganza, anche se comunque il Braganza è bravo a, come abbiamo sottolineato nel primo tempo, a sviluppare tantissime azioni, è migliorato tanto, i ragazzi sono cresciuti tantissimo dalla passata stagione per le conclusioni, anche il numero di reti trovate, dove anche l'anno scorso si faceva un po' fatica, ancora c'è da limare qualcosina sui tiri diretti, che abbiamo visto in alcune partite, e i ragazzi a loro spese ne hanno potuto, sì, constatare che nei due pareggi che abbiamo fatto la differenza l'hanno fatta proprio, sì, la i tiri diretti, realizzazione dei tiri di prima, sì, a Modena, a Correggio, ma soprattutto in casa col Modena. Comunque si riparte, Braganza che ha mostrato in un primo tempo dal punto di vista difensivo assolutamente strepitoso,
per quanto riguarda l'intensità e la capacità di rimanere alti e recuperare palla immediatamente. Ancora un ottimo recupero, una buona ripartenza. Toniolo, Torres all'indietro per Dal Santo. Braganza si trova a meraviglia, la palla corre sicuramente veloce e quindi risente l'ottima qualità della fase offensiva. Qui c'è un paio di pattino commesso da Ramiro Torres. Possesso per Montecchio, dalla Valle a scambiare con Capitan Zanini. Matteo dalla Valle. Scusate, Matteo Paci. Pietro Agostini sulla palla vagante. L'accelerazione di Pietro Agostini, non lo prendono. L'ultimo controllo. È sempre quello che manca a Renato per poter avere un'ottima conclusione. Tutto perfetto fino al limite dell'area e poi l'ultimo gancio, l'ultimo controllo. E qui la sfortuna, perché c'è il palo colpito da Ramiro Torres, che non è ancora andato a segno questa sera, ma è andato ripetutamente la conclusione. Qui è andato vicinissimo alla gioia del gol personale il buon Ramiro. Tre reti per lui sin qui in questo campionato. Con il capocannoniere che, correggimi se sbaglio, ancora Andrea Dalla Valle in quota Braganza, nonostante l'infortunio. Sì, assolutamente sì, Andrea Dalla Valle autore già di 5 gol e purtroppo adesso, a causa questo infortunio che dicevamo prima, doveva rimanere i box. Esatto, almeno due attenzione settimane. Qui, e qui c'è la rete di Pozzo, accorcia le distanze Montecchio per calcino e quindi 21-18, la riapre la formazione ospite con la rete di Nicola Pozzo, figlio di Giuseppe, allenatore delle giovanili. Riparte Braganze, la conclusione di Torres, la parata di Dalla Valle, 3-1. Braganze che deve stare attento. Ha concesso questa opportunità ben sfruttata dalla formazione ospite, che ha accorciato le distanze. Non è tutto da rifare, ma sicuramente da stare attenti, da non commettere errori, come in questo caso magari nel cattivo passaggio. Qui però va via molto bene Ramiro Torres, commette fallo Davide Zanini, chiede scusa il capitano biancoverde ospite. Apprezzabile il gesto di fair play del giocatore di Ivano Zanfi. Qui si è incuneato in area Ramiro Torres, non ha trovato la porta, si è esibito in un ottimo dribbling. Ancora Nicola Pozzo, qui Matteo Pace, la conclusione di Matteo Pace, la parata di Marco Zanfi. Riparte velocemente Ramiro Torres, va a sfidare un avversario, Davide Zanini, che si oppone con i patti nella conclusione del 57 rossonero. Scambiano dietro porta Agostini e Torres. Fallo di squadra commesso da Zanini. Professa la sua innocenza, inflessibile il signor Camonico. Terzo fallo di squadra commesso da Montecchio. 3-1 il punteggio per Braganze a 20 minuti dal termine. Toniolo non riesce a controllare la palla accompagnata, messa da Toniolo. C'è la ripartenza veloce allora di Michele Dalla Valle. La conclusione di Michele Dalla Valle imprecisa, ma sul rimbalzo successivo il più lesto è Davide Zanini per i suoi. E allora un'altra opportunità. 29 secondi per andare alla conclusione. Zanini affrontato da Toniolo. Pozzo, l'autore del gol. Fallo di squadra commesso da Ramiro Torres. La finta di tiro di Matteo Pace. Pozzo sulla palla. La conclusione di Matteo Pace, la parata di Marco Zanfi. Ramiro Torres a controllare sfera. A scambiare con Alessandro Toniolo, che accelera. Pietro Agostini. La conclusione di Pietro Agostini a incrociare il suo secondo palo. C'è il guanto di Matteo Dalla Valle a dirgli di no. E allora Davide Zanini, no look, il passaggio per Matteo Pace, ancora Zanini a combinare, all'indietro per Nicola Pozzo, ottima la trottola di Nicola Pozzo, ma c'è un assist di Marco Zanfi per Pietro Agostini
È andato a rimorchio Stefano Dal Santo, ma si sono chiuse le maglie della difesa ospite. E allora ancora un possesso per Capitan Zanini, ma il raddoppio di Agostini e Torres è efficace. Riparte Braganze. Agostini, uno contro uno contro Dalla Valle, ottima la giocata di Agostini, la parata però ancora una volta di un ottimo Matteo Dalla Valle, l'ottima riconquista di Tognolo, la conclusione di Agostini ribattuta e non ha trovato la porta. Allora Dal Santo, ottimo l'assist sul secondo palo, la palla leggermente alta, si è alzata quel tanto che non ha consentito a Stefano Dal Santo una facile conclusione. In campo intanto Filippo Tiella per Montecchio per Calcino, un giovane prodotto del vivaio locale. Zanini, anche lui ovviamente made in Montecchio. Il solo Matteo Pace non è un giocatore tra quelli che hanno giocato, che sono stati maggiormente protagonisti di questo match, a non aver mai giocato nel vivaio della formazione ospite, anche Ernest Cinquini, mentre Jonathan Gamone ha giocato parecchi anni a Montecchio. Riparte Braganze, 2 contro 1, Pietro Agostini e ancora una volta uno strepitoso Matteo Dalla Valle a negargli la gioia del gol. Si resta sul 3-1, l'accelerazione di Ramiro Torres, la parata ancora una volta di Matteo Dalla Valle. Riparte Montecchio con Zanini, cade in area Pozzo dopo uno scontro con il portiere rossonero Marco Zanfi, che aveva deviato la palla. Si riparte, è uscito intanto Ramiro Torres, è entrato Tommaso Volpe. Abbiamo temuto per un attimo perché lo scontro è stato abbastanza forte con Dal Santo e memoria dell'infortunio al naso, alla rottura del naso che ha avuto. È rientrato anche Silvio Costenaro, è uscito Alessandro Tognolo, qui il tentativo di assist sul secondo palo impreciso. Braganza ha un po' rallentato la propria azione, deve stare attento perché le partite sul 3-1 non sono assolutamente chiuse. Buono spunto di Pozzo, che ha dotato di ottima tecnica, abbiamo visto prodursi un paio di trottoli interessanti e anche qui nel traffico è uscito bene Dalla Valle. Ancora Pozzo, Dalla Valle, Zanini. Montecchio possesso palla più lungo per la formazione ospite. Braganze ha forse esaurito la pressione massimale che aveva prodotto nel primo tempo, che era stata sicuramente importante. Qui un tentativo di assist per Filippo Tiella, la conclusione murata per un attimo Pietro Agostini, ma ancora un possesso, fasi confuse, Tommaso Volpe, Pietro Agostini, c'è possesso per Braganze, il signor Camonico assegna solo il fallo, sanzione tecnica, nemmeno, non ha ravvisato gli estremi per un fallo di squadra. Si rimane quindi sul 3-1, mancano 16 minuti e 0-7 al termine della partita. Braganze in pista con Marco Zanfi, Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo, Tommaso Volpe, Pietro Agostini. Per quanto riguarda la formazione ospite, tra i pali Matteo Dalla Valle, poi Michele Dalla Valle, Tiella, Pozzo, autore del gol dell'1-3 per la formazione ospite, e Capitan Zanini, che ci sembra non sia mai uscito sin qui dall'inizio della partita. Si gioca in contemporanea a Braganze Montecchio, si gioca la partita Correggio Trissino, che momentaneamente il Correggio per 3-2, col punteggio di 3-2, sta conducendo la partita contro. Vogliamo ricordare la classifica parziale, Renato? Sì, classifica parziale vede il Modena a 11 punti, comandare la classifica, con Scandiano e Tiene a 9 punti. Modena, che peraltro ieri sera ha vinto, diciamo sì, così, sì, uno scontro diretto a Tiene. Braganze 8 punti, Trissino 7 come Novara, Bassano 6, Correggio 4, Seregno 2 e Montecchio 1 punto. Per Braganze quindi sarebbe assolutamente fondamentale confermare questo risultato, perché vorrebbe dire agganciare in vetta alla classifica il Modena, con cui ha giocato 2 settimane fa qui a Pagliaferrarini, pareggiando per 2-2, una partita
che si è innervosita nel finale e che purtroppo Braganza non è riuscita a fare proprio, senza nulla togliere all'ottima prestazione dei gialloblu modenesi. Comunque Tommaso Volpe, servito da Silvio Costenaro, non è riuscito nell'ultimo controllo. Ancora un ottimo intercetto di Pietro Agostini. L'assist sul secondo palo per Stefano Dal Santo, che non ha trovato la porta. Peccato, era un'ottima trama offensiva questa, una ripartenza veloce favorita da un'ottima riconquista. Qui Stefano Dal Santo perde palla per il raddoppio degli avversari. Silvio Costenaro a contendere il possesso a Michele Della Valle, che commette il quinto fallo di squadra per gli ospiti. Anzi no, il quarto, chiedo scusa. Situazione falli, 4-4, c'è Pietro Agostini che è servito troppo tardi da Tommaso Volpe. Peccato. E allora si incunea, tenta di incunearsi Nicola Pozzo, cade in area, anzi Filippo Tiella. Siamo dall'altra parte. Silvio Costenaro, la finta di tiro di Silvio Costenaro. Sceglie il possesso la formazione di Nestor Perea. Ancora Silvio Costenaro dietro la porta, adesso in prossimità dell'angolo sinistro alto della porta, difesa da Matteo Della Valle. Siamo a metà campo, poi l'accelerazione di Tommaso Volpe, perde palla Tommaso Volpe, cattivo controllo, ne sta approfittando Pietro Garzaro che è rientrato in pista. Gli ha dato il cambio Matteo Pace. Ancora un'accelerazione di un volitivo Pietro Agostini, la conclusione murata. Ancora Pietro Agostini in possesso. Ci sembra stanco in questa fase Pietro Agostini. Si è prodotto in un paio di rincorse interessanti, un paio di accelerazioni sicuramente tagliagambe il buon Pietro, che ha avuto il merito di sbloccare il risultato. Ancora Pietro Agostini cerca di sorprendere sul suo palo il portiere ospite, che fa buona guardia. E allora Pietro Garzaro, Michele Della Valle, tentativo di dai e vai, riceve palla Pietro Garzaro, un passo da Marco Zampi. Braganza deve stare attento a chiudere queste giocate sul secondo palo. Ancora Stefano Dal Santo, la parata di Matteo Della Valle, ingaggio a due, buona la conclusione perché è stata rapida di Stefano Dal Santo. L'ha controllata ancora una volta il buon Matteo Della Valle. Richiamo del signor Camonico al portiere ospite. Ancora in gaggio a due perché la palla si è fermata dietro la porta dell'estremo difensore ospite. Sulla sfera a contendersi il possesso Costenaro e Michele Della Valle. Vince l'ingaggio il capitano rossonero. Tentativo di assist di Stefano Dal Santo non è fortunato. Pietro Garzaro, azione insistita. Ancora Garzaro dietro la porta di Marco Zampi. Alla fine Braganza, con l'intervento caparbio di Tommaso Volpe, riconquista sfera. Silvio Costenaro, siamo già dietro la porta dell'estremo difensore ospite. Il taglio di Tommaso Volpe all'indietro per Stefano Dal Santo. Stop e tiro murato da Filippo Tiella. In azione difensiva ancora Pietro Agostini, l'accelerazione di Pietro Agostini, lo fronteggia Michele Della Valle. Silvio Costenaro, siamo quasi a metà della seconda frazione di gioco, 3-1 per Braganza. Sì, Fausto, repentini sono le ripartenze velocissime del Braganza, e quanto repentini sono le chiusure difensive, la riorganizzazione che Montecchio ha in difesa, assolutamente. Sì, sì. E stanno avendo delle buone opportunità, perché Braganza ha leggermente calato la pressione difensiva e quindi sicuramente Braganza deve stare attento. Qui c'è una conclusione importante con Pietro Garzaro che va a rimorchio. Buona trama questa della formazione ospite. La conclusione è Pietro Garzaro a fare velo davanti a Marco Zampi. Qui l'alza e schiaccia, molto bello di Pietro Agostini, ma i gambali di Matteo Della Valle hanno detto di no. Qui c'è una conclusione murata di Michele Della Valle, la murata Silvio Costenaro. Braganza inevitabilmente ha calato la propria pressione e Montecchio ne sta approfittando per cercare di tornare in partita. Qui sarà possesso per Braganza con Ramiro Torres pronto a rientrare in pista. Gli dà il cambio Pietro Agostini, che avevamo visto rifiatare.
Autore di una buona prova comunque Pietro Agostini, molto volitiva. Silvio Costanaro. L'accelerazione di Capitan Costanaro. Dietro la porta di Matteo Dalla Valle, allora Ramiro Torres. Ancora Ramiro Torres. Silvio Costanaro, giocano i due. All'indietro per Tommaso Volpe, il velo di Stefano Dal Santo per Tommaso Volpe, la conclusione. Ancora Stefano Dal Santo, conclusione imprecisa. Qualche protesta della panchina ospite. Ramiro Torres dietro la porta di Matteo Dalla Valle. Azione insistita di Ramiro Torres che porta a spasso la difesa bianco-verde ma non trova lo spazio per la conclusione. All'indietro ancora da Tommaso Volpe. La palla accompagnata, la palla che è un tentativo di controllo di prima Ramiro Torres poi Silvio Costanaro. Garzaro porta via palla a Ramiro Torres. L'accelerazione di Garzaro, la conclusione di Dalla Valle è insidiosa. Montecchio ha un passo dal 3-2 che riaprirebbe i giochi. Eh sì, sicuramente ottima la ripresa della formazione biancoverde che ha avuto il merito di trovare il gol e quindi virtualmente di riaprire questa partita. Riparte Braganza però con Stefano Dal Santo, lo scarico all'indietro per Ramiro Torres. All'indietro per Silvio Costanaro, intanto è caduto intanto Tommaso Volpe. Tommaso Volpe, sicura deve esserci stata qualche situazione. Sì, ai nostri orecchi purtroppo il botto contro la balaustra è stato molto forte, sì. Abbiamo un po' preso paura sì, tutti. Sì, si tratta di capire cosa è successo, forse abbiamo sentito la panchina di Montecchio dire si gioca, forse c'è stato qualche colpo proibito, ma non, francamente non abbiamo visto. Riprende comunque il suo posto in pista Tommaso Volpe, ci sembra non aver accusato particolari problemi. Costanaro dietro la gabbia di Matteo Dalla Valle. 9.54 al termine. Braganza alla ricerca di questo importantissimo successo. Qui la conclusione di Tommaso Volpe e la parata di Matteo Dalla Valle. Il più lesto è Ramiro Torres, lo contrasta Filippo Tiella. Costanaro. Torres. In tre. I giocatori di Nesto Perea nei pressi dell'area di rigore, il tentativo di tunnel di Ramiro Torres ha preteso troppo delle sue proprie qualità tecniche il 57 rossonero. Qui però c'è ancora una riconquista, Braganza nella circostanza ha alzato il pressing e ha recuperato rapidamente sfera. E allora una nuova trama per Braganza, 35 secondi per andare alla conclusione. Tentativo di alza e schiaccia, la parata di Matteo Dalla Valle. Ramiro Torres a pressare alto Nicola Pozzo, l'autore del gol del 3-1. Il blocco di Filippo Tiella a favorire l'accelerazione di Nicola Pozzo. Siamo dall'altra parte però le maglie della difesa rossonera si sono chiuse e allora una nuova opportunità per Stefano Dal Santo. Il tiro è stato murato e allora i due difensori in attacco di Braganza, situazione tattica inedita. Sì. Tommaso Volpe e Ramiro Torres che hanno protetto Dal Santo e Costanaro. Inedita anche se nelle ultime partite, Fausto, abbiamo visto proprio un cambio tattico anche da parte di Perea, con molti cambi per mantenere sempre una squadra sempre sì, reattiva, sì. Sempre fresca, e quindi e tutti devono fattore, fare un po' tutto. È una cosa che Braganza ha cercato sicuramente da inizio stagione. Qui c'è un time out, l'ha chiamato Ivano Zanfi a 8 minuti e 08 dal termine, con Montecchio in partita, perché 3-1 non è sicuramente un punteggio che consente alla formazione rossonera di stare tranquilla. Braganza ha prodotto un primo tempo sicuramente importante per quanto riguarda l'intensità difensiva. Le tre reti di vantaggio magari sono state inferiori al lavoro prodotto. Nel secondo tempo ha iniziato con un altro piglio la formazione ospite. Ha avuto il merito di trovare il punto del 3-1, Braganza il demerito di fallire
il possibile rigore del 4-0 che avrebbe virtualmente chiuso i giochi. E allora siamo qui a prepararci a vivere questi 8 minuti e 08 che mancano al termine dell'incontro con tutta l'attenzione del caso, perché è una partita che è al di là dall'emettere il proprio verdetto finale. Breganze che nel prossimo turno affronterà una delle trasferte, diciamo così, più lunghe di questo girone A, andrà, come dicevamo, in Seregno. trasferta a Seregno, sì. Eh sì, e ci sarà un incontro importante e piacevole, perché ci sarà l'incontro con Christopher Bozzetto. Primo anno a Seregno, si sta disimpegnando molto bene in questa sua avventura brianzola, il buon Christopher, fratello di Liam, che da quest'anno rinforzo dell'Lodi, che ha giocato gli ultimi 3 anni a Montecchio prima di trasferirsi appunto alla corte lodigiana, e si sta disimpegnando veramente da par suo. Ieri sera ha segnato in A1 un ottimo Assolutamente, rigore. assolutamente. Liam, che comunque è un prodotto ha iniziato qui la sua avventura hockeistica, così come il fratello Christopher. 7:38 intanto. Possesso per Breganze sulla sfera Capitan Costenaro. Accanto a lui Ramiro Torres. Si va da Tommaso Volpe. Breganze con tre giocatori di spiccate connotazioni difensive, vale a dire Volpe dal Santo Costenaro, per cercare anche di proteggersi in questo finale importante, perché questi 3 punti sono sicuramente un progetto importante da realizzare. Ottimo l'anticipo di Ramiro Torres, vediamo se sarà fortunato. 3 contro 2, la rete di Breganze. Ottima questa gestione del 3 contro 2, la finta di tiro di Silvio Costenaro, lo scarico per Stefano Dal Santo che fa doppietta. Quindi Breganze sicuramente a 7 minuti e 07 va sul triplo vantaggio, ed è una buona notizia per gli appassionati rossoneri. Assolutamente sì, e voglio analizzare che adesso sicuramente il numero dei gol non sono mai quelli che danno veramente delle sentenze, ma un Dal Santo che già per questa stagione del campionato ha 3 gol, se pensiamo a un ragazzo che comunque è sempre, la sua priorità è sempre proteggere e difendere la squadra, direi che Dal Santo sta bene e di questo possiamo solo esserne tutti contenti. Sì, sottolineando anche che 2 settimane fa qui ha accusato un colpo al naso, mica da ridere, quindi, Sì, mi ha confermato la sì. rottura. Quindi sicuramente è importante. Qui c'è un tentativo di alcia e schiaccia di un Ramiro Torres che dal canto suo invece non si è ancora sbloccato questa sera, ma che si è prodotto nell'ottima prova difensiva che conferma ancora nella circostanza, andando a contrastare brillantemente Garzaro. Però un altrettanto caparbio Montecchio Pagacino riconquistava sfera. Non è d'accordo il signor Camonico sulla regolarità dell'azione ospite, il signor Camonico, che ha concesso fallo di squadra a Breganze e ha dato un warning a Pietro Garzaro, reo di aver protestato. A suo dire, Montecchio comunque che, ripetiamo, si è prodotto in un ottimo secondo tempo. Breganze per il momento è in situazione di sicurezza, triplo vantaggio, qui c'è un'ottima accelerazione di Tommaso Volpe e un ottimo anticipo di Stefano Dal Santo. Ancora Silvio Costenaro a conquistare la palla vagante, Stefano Dal Santo, lo scarico per Tommaso Volpe, ottima azione di uno Stefano Dal Santo in versione assist man nella circostanza. Ancora l'ennesima parata di Matteo Dalla Valle, sicuramente uno dei migliori in pista per la formazione ospite, che comunque ha mostrato 2 ottimi portieri, anche Samson, che è entrato nel primo tempo, è stato molto bravo. Sì, da freddo ha parato subito un rigore. Esatto. Non è facile, mi insegni Fausto. Assolutamente. Ragazzi, questa sera di rigore ne ha falliti 2, ne ha messo a segno 1, insomma, comunque. Sicuramente è un fattore con cui fare i conti. Attenzione qui, Nicola Pozzo trova pronto il figlio dell'allenatore del Montecchio, vale a dire Marco Zanfi, a negare la gioia del gol alla formazione ospite. Pozzo, lo scambio per il neo entrato Matteo Pace.
attenzione, fase confusa del gioco, qui è caduto Ramiro Torres, speriamo non sia stata una situazione pericolosa e dolorosa per lui, perché Breganze ha dovuto già fare parecchie volte i conti con infortuni in stagione, e quindi francamente tutto deve accadere fuorché si faccia male a Ramiro. Purtroppo vengono chiamati i sanitari in campo. Beh, lo vediamo almeno se si tocca, non so se è la caviglia, perché siamo ostacolati dalla porta, non vediamo bene dove il problema fisico è caduto dietro la porta, un contrasto con gli avversari, c'era Matteo Pace mi sembra, ma c'era anche Tommaso Volpe nei pressi e Silvio Costanaro. Speriamo nulla di grave, perché Breganze ha bisogno che Ramiro stia bene, e l'anno scorso aveva avuto un grave problema alla caviglia che l'aveva fermato per un po'. Vediamo, ci sembra poter proseguire. Beh, dovrà uscire ovviamente, ma non ci sembra nulla di particolarmente, almeno questo è il nostro auspicio. Beh, sicuramente è confortante che possa uscire speriamo sia solo una botta. Sì. Entra Ettore Barbieri. Esatto. 4-54, Breganze sul 4-1. Ingaggio a 2. Il signor Camonico non aveva ravvisato irregolarità. E Matteo Pace con fair play consegna il possesso alla formazione di casa, che è avanti per 4-1. Grazie alla doppietta di Stefano Dal Santo, un gol su rigore. E alle reti di Pietro Agostini e Tommaso Volpe. Barbieri. Dal Santo. Volpe. L'accelerazione di Tommaso Volpe. Dietro la porta per Ettore Barbieri, che controlla la sfera. Lo va ad aiutare il numero 87 della formazione di Nesto Perea. Possesso per Breganze. 4-17 al termine di questa importante partita. Importante per la classifica, perché se Breganze vincesse, ripetiamo, andrebbe a raggiungere Modena in vetta alla classifica. Un campionato che, come abbiamo avuto modo di dire in sede di presentazione, non ha ancora un padrone. Ed è normale dopo 5 giornate, però nessuna squadra, lo sottolineiamo, è a punteggio pieno. Breganze non ha pareggiato 2 volte, non ha mai perso sin qui, però deve stare attenta. Qui la conclusione imprecisa di Garzaro. Barbieri, cade Matteo Pace, non ravvisa la regolarità il signor Camonico, la conclusione di Tommaso Volpe ribattuta dalla difesa ospite. Barbieri recupera palla per i suoi, Nicola Pozzo. Cade Nicola Pozzo, si scusa con lui Silvio Costanaro. 2-1 potenziale per Breganze. Costanaro, l'ultimo passaggio non li riesce. C'è un fallo di squadra commesso dalla formazione ospite. Questa è la decisione del signor Camonico, che ha qualcosa da dire alla panchina ospite. Qualcosa da ridire dal tecnico ospite. Comunque, torniamo in cronaca. Stefano Dal Santo, cattivo controllo di Ettore Barbieri, Davide Zanini per i suoi, Nicola Pozzo, Zanini ancora, Matteo Pace, un tentativo di prima intenzione, intendeva servire Garzaro, Dal Santo, Volpe, la conclusione, la parata di un ottimo Matteo Dalla Valle. Dall'altra parte ancora Pietro Garzaro, numero 68, rinviene su di lui molto bene Ettore Barbieri. Il tentativo di alza e schiaccia, bella la giocata di Ettore Barbieri, c'è voluta tutta l'attenzione di Matteo Dalla Valle per impedire al buon Ettore di trovare il gol. Ancora un fallo di squadra, si autoaccusa del fallo Matteo Pace. 2-36, 7, attenzione qui, qui mi sa che arriverà il cartellino blu per il tecnico ospite, quindi a termini di regolamento 2 minuti di power play per Breganze, perché il fallo è a gioco fermo.
dovrà far uscire un giocatore. Esce Pietro Gazzaro, Breganze quindi che potrà capitalizzare la situazione di vantaggio a 2 minuti e 36 dal termine, 2 minuti di power play, di superiorità numerica. Dovesse segnare, ovviamente sarà ristabilita la parità. In ogni caso, 2 minuti da capitalizzare per la formazione di Nesto Perea. In un campionato a 18 partite, Renato, tutto importante. E i punti non si possono sprecare, quindi Breganze deve comunque rimanere attento e concentrato in questi 2 minuti e 10 che mancano al termine. Certo che 2 minuti di power play avanti di 3 nel punteggio è sicuramente un buon viatico. 2 minuti. Breganze a scambiare, infatti eseguono i giocatori di Nesto Perea. Qui ripetuti scambi per cercare la conclusione a botta sicura. Ci prova ora Tommaso Volpe. Ribattuta Zanini, ancora Zanini, perde palla Zanini, riparte Breganze, Barbieri, Tommaso Volpe, ancora Zanini, riviene su gli avanti di Nestor Perea e allora sarà ancora possesso per un Montecchio che è in inferiorità numerica. Con Nicola Pozzo, il giocatore che ha mostrato la maggior tecnica e lo sta dimostrando ancora una volta. Se dovessimo valutare gli ospiti, diremmo sicuramente Matteo Dalla Valle, ma anche Nicola Pozzo nella palma dei migliori in pista per quanto riguarda gli ospiti. E per Breganze sottolineiamo sicuramente l'ottima prova di Stefano Dal Santo, perché la botta al naso di Modena non lo ha irretito più di tanto. E qui c'è Matteo Pace che si invola e lo ferma sulla riga di porta. Un ottimo Marco Zampi. Dall'altra parte, il match a 40 secondi dalla fine si è acceso incredibilmente. Ettore Barbieri, azione prolungata la sua, va alla ricerca del gol. È sfortunato nella circostanza. Ormai siamo alle battute finali di questa partita. Da Si segnalare anche, scusami Fausto, ti sì. interrompo, come siamo, il continuo della striscia positiva di Volpe che, come dicevi tu, Sì. stecca calda, ha trovato, già sono già tre Sì. incontri che trova il gol Esatto. e dà il suo apporto ogni qualvolta esce in pista al massimo, ecco. Gli ultimi 20 secondi di match, ristabilita la parità numerica, Breganze quindi che incamera questi 3 punti importantissimi che gli servono per raggiungere in vetta la classifica i giallo-blu modenesi con cui aveva giocato 2 settimane fa. La partita termina in questo istante, si ferma Matteo Pace, Breganze quindi vince 4-1. Prossimo turno, trasferta di Seregno, poi ci sarà il doppio incontro casalingo, Renato, con Con Bassano, Roller Bassano Roller Bassano e poi col e Trissino. poi l'atteso incontro contro il Trissino. E allora qui, dal Pala Ferrarini di Breganze, Fausto Pozzan ringrazia chi ci ha seguito, anche a nome di Renato Sergio e di Marian Monteano, operatore della piattaforma digitale Hockey Pista Fisera TV, che ha consentito la visione di questo incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 2, stagione 2022-2023 di Hockey Pista, che ha visto la vittoria della formazione casalinga dell'Hockey Veneta Lab Breganze, opposta all'Hockey Club Montecchio Precalcino, per 4-1. Da Fausto Pozzan è tutto, a risentirci alle prossime occasioni.